A me lei, spettacoloso! Un puntale così non ci si è mai avuto. Certo, cinesi per queste cose vanno lasciati fare. Oh, tutti gli anni un puntale nuovo. Tutti gli anni sempre più brutto. C'è più puntali in questa casa che Cristi sulla croce. Ma ditemi voi che fissazione la sarà anche questa. Se non funziona, avrò sbagliato un collegamento. Per forza ci sarà 22.000 fili. Accidenta a questo puntale chi l'ha creato. E scrivano in cinese, in tedesco e in inglese. E poi pigliarci per il culo ci scrivono in italiano istruzioni. Ma io ti smonto tutto, lo so già all'osti. Duro te, duro io! Eccoci. Vai, eccoci. Accidenta cinese e tutti già lo c'hanno addosso. Cusino, per piacere, poi ti sale la pressione. Ma da lei! Avere una sega! Il che c'è da chiamare la mia moglie a quest'ora? Dormite zitto, buo torto lo sta! Oh, povero uomo, con tutta questa confusione, anche il buio! Che avete paura del buio? E vi abbiamo cominciato a abituarvi, perché di là sarà anche peggio! Peggio? Peggio di che? Ecco, leggi fino in questa maniera, scendo giù un cantinale e mette le valvole del contatore. Allora tu vedi anche ci metti a tornare. Come sarebbe leggi fino a questa maniera, se piglio la scossa? Se tu pigli la scossa, tu la tieni. Va, apposta lo fa. Vieni, leggi. Ma senti i discorsi, piuttosto che attento, c'è fiaschi dell'olio che trovo la cantina. E lo fa per far ghiacciare i radiatori. Senti, e gli spera i mammari, chi boia. Ed è come quando a cena e viene a pigliare la roba nel frigorifero e mi lascia lo sportello aperto tra le spalle. Ma io tengo sempre lo scialle. O mi hanno ammazzato l'austriaci della grande guerra, o mi farà ammazzare da un bischio di ponte a sieve. Porca madosca, mi sento tutti i calzoni. Senti il bischio.